Luci a San Siro, stelle in cielo sopra lo stadio Meazza, stelle in campo da una parte e dall'altra. Inter-Milan, il derby della Madonnina che da 4128 giorni si gioca in prima serata. L'ultima volta di pomeriggio, il 7 novembre 93, il Milan vinse 2-1. Vieri, autore del gol che regalò l'ultima vittoria dell'Inter nella stracittadina, tre anni fa, in tandem d'attacco con Martins, Kakà, Rui Costa, Crespo, il triangolo offensivo del Milan. Tre minuti con Martins, dinamico, poi Kakà inventa e serve Rui Costa. Il portoghese entra in area e scarica la breve distanza, toldo sul primo palo, c'è la risposta dell'Inter, non si fa attendere, combinazione Zanetti, Martins, Vieri con l'uscita del portiere brasiliano Dida ad anticipare il centravanti nerazzurro. È Martins la maggior preoccupazione dei difensori rossoneri, marcatura stretta su di lui, più larghe le maglie della retroguardia nerazzurra che si chiudono appena in tempo quando Kakà, ben servito da Rui Costa, arriva al limite dell'area. Scompare il Milan, c'è solo l'Inter, al 25esimo Cambiasso in area, assist di Vieri, conclusione elementare per le mani di Dida, estremo rossonero che controlla con lo sguardo alla mezz'ora. Ora il tiro di Veron si spegne sopra la traversa. Finisce tra le sue mani invece la battuta da calcio piazzato di Mihajlovic. La traiettoria c'è, ma è proibitiva la distanza per riuscire a fare male. C'è solo la potenza. Poco dopo, sul tiro di Favalli, ancora una volta è di ordinaria amministrazione l'intervento di Dida, preciso ed essenziale. Portiere rossonero che è addirittura spettacolare in pieno recupero. L'Inter entra pericolosamente in area, ma la difesa respinge. Verona botta sicura dal limite, trova l'opposizione in tuffo del guantato brasiliano. 0-0 e squadre negli spogliatoi. Serginho al posto di Calazzo, infortunato, la novità della ripresa. Adriano invece rimane in panchina. L'Inter riparte da dove aveva lasciato, in attacco dunque. Martins dalla sinistra prova l'assist per Vieri, ma ancora una volta bravo Dida ad anticipare. Arrivano anche da calcio d'angolo le insidie per il Milan. Crespo, il ripiegamento difensivo, anticipa in maniera decisiva le torri nerazzurre. Sempre e solo l'Inter in avanti, ma le conclusioni non sono quasi mai pericolose. Il tiro di Verona è solo rabbia, non pervenute mira e precisione. Mancini allora fa scaldare Adriano. Mischia in area con relativi brividi per la squadra rossonera. Mihajlovic su punizione, la palla spiove pericolosamente. Serginho e Vieri impattano sul pallone, la deviazione decisiva è di quest'ultimo. Paolo Maldini al suo 48esimo derby in carriera, non ci sta a lasciare strada Obafemi. Martins, per questo intervento il capitano rossonero si guadagna il giallo. Inter padrona del campo, ma alla mezz'ora il Milan a passare con un gol più trovato che cercato. Calcio d'angolo dalla sinistra, la respinta finisce sui piedi di Gattuso. La saetta del numero 8 milanista finisce a Kakà. Fortuna per un tocco che definire casuale è poco. Colpevole il neo entrato Emre che sale in ritardo e tiene in gioco il fantasista brasiliano. L'Inter stordita prova subito a rialzare la testa, ma le conclusioni di Cristian Vieri è poco efficace e diventa la più facile preda per le mani protese di Dida. Ancora Vieri con Emre dalla sinistra, manca il colpo di tacco sotto misura Stankovic. Sulla palla arriva un sempre brillante Costa Curta che sventa la minaccia. Al 90esimo e dopo 4 minuti di recupero, De Santis manda tutti negli spogliatoi. Il Milan mette fine all'imbattibilità dell'Inter che si ferma a 38 gare senza sconfitta. La difesa nerazzurra subisce il 31esimo gol in questo campionato e recita il mea culpa sulle troppe occasioni fallite. Milan praticamente mezzo tiro in porta, un gol, quel che basta per guardare tutti dall'alto in basso a braccetto con la Juventus.